Cari buongustai, bentrovati anche oggi nella cucina di A Casa Tua, sempre presso Alindar Cucine e Industria Arredamenti. Allora, sapete che noi privilegiamo l'utilizzo degli ingredienti di stagione. Tra questi ingredienti spiccano di verde, sono molto molto buone sia cotte che crude. Allora, una ricetta innovativa verrà realizzata da a quattro mani che avete già avuto il piacere di conoscere qualche mese fa. E allora, per augurarvi una buona estate e una buona fine primavera, scoprite di chi si tratta dopo la sigla. Bene, quattro mani esperte, direi, per la professione che svolgono nella vita. Quattro mani che sanno anche preparare degli ottimi manicaretti. Sono qui per raccontarvi di alcune ricette deliziose, facili e anche abbastanza economiche, oltre anche per darvi dei consigli sul vostro benessere psicofisico. E allora vi presento subito la direttrice della Beauty Farm del Grand Hotel de la Ville, Donatella Di Marco. Bentrovata. Grazie, bentrovate anche a voi. Come va, Dona? Benissimo, grazie. Che bello che siete qui di nuovo, bellissimo, insieme a te. Non può mancare il tuo angelo, una delle tue mani destra, facciamo? Destra, sì, l'altra rimane sinistra visto che è un'assaggiatrice. Ok, allora Francesca Pace, ben trovata anche a casa. Grazie. Tua. Come va, Franci? Tutto a posto. Ci siamo lasciati con le ricette un po' post natalizie, sì. Vero? Ti ricordi? E adesso invece ingredienti belli luminosi. Andiamo sul leggero adesso. Ah, che meraviglia. Pochi ingredienti. Dobbiamo metterci in forno per l'estate, quindi abbiamo dato ingredienti poveri, dietetici e nello stesso tempo efficaci per avere una linea perfetta. Ecco, dateci tutte le dritte, vi raccomando. Poi se aggiungiamo anche la Beauty Farm del Grand Hotel de la Ville, ancora meglio, i risultati saranno più efficaci. Ecco, soprattutto ci saranno loro ad accogliervi, a darvi i giusti suggerimenti. Allora, questi ingredienti di cui stiamo parlando sono in particolare le fave di stagione, quindi anche se adesso al momento siamo quasi alle ultime di fave, il sale che comunque condisce le pietanze, il pepe, del buon formaggio pecorino che e naturalmente per completare la menta. Quindi un piatto fresco, profumato, bellissimo. Delicato al palato. Beh, e gustoso. Effettivamente c'è un incrocio, un microclima dovuto all'incrocio, all'incontro tra la fragranza del pecorino calabrese proprio stagionato insieme a questa menta fresca, presuppongono già un piatto di una certa portata gustolfattiva. Certo. Bene, come si procede, Do? Dimmi. No, volevo dire un'altra cosa, che a differenza delle altre piatti, diciamo, con i legumi, no? E con i legumi, sì. O magari si usa fare molto la pasta con le fave che siano a dadini molto piccole, magari spezzettata, la specialità è proprio questa, ci sono gli spaghetti, quindi una pasta molto lunga. Io ti ho preso questi chitarra, sì. Carrefour Selection. Perfetto. Che sono eccezionali, tengono la cottura e poi prendono il sugo alla perfezione. Allora procediamo. Voi siete già in due, immagino, sì, non abbiate bisogno di aiuto, per cui... È un piatto molto semplice, sbrigativo, fresco, abbiamo detto, dietetico. Sì. E poi aggiungiamo gli altri prodotti che possono dare aiuto anche al benessere psicofisico e altro. Okay. Praticamente mettiamo a sbollentare, qui mettiamo prima del sale. Sì. Una pizzicata e una manciata di sale, tanto quanto basta. Quindi le fai solo sbollentare? A lavare prima. Bene. Ecco, una ricettina facilissima che potete rifare a occhi chiusi. Chi è che non ha un pezzettino di pecorino calabrese, la mintuccia, se ha la fortuna di avere un piccolo appezzamento di verde vicino casa, e degli spaghetti e le fave. Un minuto
all'incirca, il tempo di farli rinvenire su e poi li sgusciamo. Ok, e li freddiamo prima e poi li sgusciamo, giusto? Ma generalmente io li faccio anche contemporaneamente. Okay. Ho le mani oramai allenate sotto questa forma. Capirai, perché cosa fanno le mani della nostra Donatella? Dimmelo tu Francesca, così poi lei dice cosa fai tu. Allora, è massaggiatrice, quindi fa vari tipi di massaggio, tra cui il relax, il linfodrenaggio in cui lei è specializzata, ma abbiamo anche vari tipi di massaggi come con le canne di bambù e con i sacchetti Thai. E anche con l'hot stone, che sono le pietre calde, quindi è antidolorifico e decontratturante, quindi vari, una variante. Ecco, è il nostro straordinario, amatissimo, brillantissimo. Siamo bergamotto, ecco. Sì. Ti tenevo a dirlo. Abbiamo lo scrub al bergamotto, quindi facciamo un trattamento al bergamotto nello specifico gambe o tutto il corpo, poi associamo un bel massaggio e noi completiamo sempre con il bergamotto, tisana al miele di bergamotto. Mamma mia, fate anche cromoterapia con l'olio essenziale di bergamotto. Assolutamente, sì. E aromaterapia. Beh, vi ricordo che abbiamo avuto il piacere di realizzare delle rubriche proprio dentro il centro estetico del Grand Hotel della Villa di Villa San Giovanni, da Donatella Di Marco, al bergamotto, che potete trovare nelle puntate sul nostro sito internet www.acasatua.tv, dove Donatella ci fa appunto vedere, proprio work in progress, come avvengono questi trattamenti, e sono gli stessi dei quali potrete usufruire qualora arrivaste al secondo posto e vi aggiudicaste questo straordinario weekend al Grand Hotel della Ville, dove insieme alla ricettività e alla ristorazione di altissimo livello del gruppo C&M concluderete, o magari intermezzerete così, con le mani meravigliose. Grazie. E l'accoglienza straordinaria di questa bellissima beauty. Allora ragazze, il noi siamo di quasi cottura, come il fondo di cottura, mettiamo un cucchiaio di olio d'oliva, extravergine di oliva. Ecco, tieni Donatella. Io vado ad occhio perché comunque non amo mettere misure. Ok. Mettiamo un altro pochettino, ecco qua. 2 spicchi d'aglio. Li fai tu, Francesca? Sì. Dai, collabora, bella forza. Ecco, io ti darei anche un bel coltello, Francesca, della tua portata. Ecco. Grazie. Qua. Allora, tu, Franci, invece ti occupi di tutta la cabina estetica. Sì. Che? Praticamente facciamo trattamenti che parte dal viso, come pulizia del viso. Anche ultimamente stiamo pubblicizzando il nostro trattamento al cioccolato, che è antifaticante. Sì. E per quanto riguarda poi anche mani, ricostruzione unghie, dove c'è? E semipermanente. E per quanto riguarda, entrando nell'argomento del bergamotto, effettuando un pedicure curativo, io come finale di massaggio effettuo uno scrub al bergamotto. Ah, sì. Pensa anche tu, quindi. Sì. Beh, è necessario. Cosa cercavi, Donatella? Dimmi tutto, che io ti aiuto. Devo prendere il collino, perché se no non riesco. Ragazze, potete anche comandarmi tranquillamente. Anzi, te le tolgo? Perfetto, sì, che grazie. Dici? Ecco, hanno lasciato tutto le proprietà delle fave. Sì, dentro quest'acqua poi tu andrai, immagino, a mettere gli spaghetti. Guai se non fosse così, no? Sarebbe un controsenso. Sì, assolutamente, non si perde nulla qui. Le proprietà le catturiamo fino alla fine. Ok. Ok, sicura che non le vogliamo sbollentare, visto che fa molto caldo? Tranquilla. No? Mazza, le sue mani toccano temperature di altissimi gradi. Ecco. Allora, qua, dicevamo, avete lasciato posso Giovanna, metterlo certo, qui, sì. Come no? Avete lasciato Giovanna, che anche lei si occupa di? Di massaggio, è l'altra mia collaboratrice, che purtroppo si scusa, non è potuta venire in quanto ha avuto un contrattempo. Va bene. Ma ci sarà la prossima volta. Vorrà dire sicuramente. Che verrò io, sì. Che verrò io a trovarti. È anche vero. Mm-hmm. Dovresti farlo più spesso, no? Sì, infatti. Beh, devo dire, cara Donatella, insieme a te oggi sono felicissima di annunciare ai nostri telespettatori, ai nostri buongustai, che il gruppo C&M, insieme a tutta la vastissima gamma di prodotti, sono ben più di 150 referenze che potete trovare in tutta la carrellata, versatili come non mai, questi prodotti si abbinano dai dolci ai salati, su www.iprodottidelsud.it.
I prodotti del sud stanno per arrivare anche nel cuore di Roma, adiacente a Piazza di Spagna, sulla rampa. Mignanelli vi aspetta il punto vendita alla degusteria tra pochissimo, proprio prima dell'estate, ma io direi molto prima dell'estate, vi aspettiamo proprio nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna. Quindi chiedete della degusteria Il Bergamotto e siate campanilisti, date voce di questa bellissima novità, perché il Bergamotto con le sue proprietà uniche non poteva che essere ospitato in una vetrina meravigliosa che tutto il mondo ci invidia, come il nostro Bergamotto, giusto? Assolutamente sì, dovremmo conoscerlo di più sotto tutti gli aspetti, solo che noi non abbiamo la cultura di poter arricchire quello che la natura ci dà. Ce la possiamo fare insieme? Ma sicuramente sì, ecco qua. Dobbiamo farcela. Siamo qui tempestivamente a dire che ce la faremo. Sì, io già sto cercando di scegliere uno tra i prodotti che andrò a utilizzare con quest'ottimo piatto che state preparando, ragazze, perché mi piace personalizzare sempre un po' con la nostra Roma tipica. E quindi sai cosa ti dico? Cosa che insieme alla menta fresca io aggiungerei anche nel fondo di cottura un po' di menta essiccata al bergamotto, aromatizzata al bergamotto. Ma sei splendida, sei. Vero? Sì, allora sì, dai, la prendiamo e qui, ecco, speriamo di non sbagliare. Questo è l'origano, c'è veramente un mondo, origano e frutta disidratata, e questa è la menta essiccata al sole. Tra l'altro questa menta, come poi tra l'altro tutte le altre nostre piante, viene conservata ed essiccata e aromatizzata al bergamotto, ma non solo serve per condire le vostre pietanze, ma si possono realizzare anche delle tisane, si possono condire carni, primi piatti, qualsiasi cosa. Poi la fortuna è che voi avete questi tagliandini illustrativi, queste etichette d'accompagnamento ad ogni prodotto, dove oltre a ricapitolare delle proprietà nutraceutiche del nostro prezioso agrume, avete anche i consigli per l'utilizzo. Per cui io direi, posso andare a versare un po' così? Certo. Ok. Sentite un po', ragazze? Che meraviglia. Sentite la menta che ha abbracciato quell'aroma al bergamotto? Ecco qua. Perfetto. Che dite, accendiamo? Sì. Lo mettiamo qui, Francesca? Sì. Prendi, okay. Ti prendo. Te lo schiaccio un po' l'aglio. Tu sei assistente oggi, Francesca, sì, perché oggi. Io so che invece in uno di questi tre giorni tu preparerai proprio un piatto tuo. Anticipiamolo. Il riso alle ortiche. Ah, ma che cosa meravigliosa. Una cosa particolare. E com'è che vi è venuto in mente questo risotto della piana di Sibari, molto vicina alla tua invece, esatto, di casa, Donatella? Sì, perché praticamente noi siamo lì, più o meno, siamo della stessa zona, sulla provincia di Cosenza. Assolutamente. Ci siamo aiutate a vicenda e quindi mi ha, diciamo, consigliato e preso spunto. Quindi Donatella si è fatta ispirare dalla vegetazione spontanea di questo periodo. E senti, ma l'ortica, visto che voi siete anche una famiglia di ristoratori e anche voi avete già delle realtà che portate avanti da tanto tempo, poi magari ricordiamo anche le attività che coinvolgono tuo fratello nell'alto... Diciamo nella Calabria, Castrovillari. Ecco, che strutture, dove vi possono trovare invece voi famiglia di Marco? Allora, la famiglia di Marco si trova a Castrovillari, in pratica abbiamo un albergo, il Presidente Jolie Hotel, proprio centrale, e in più la Villa Bonifatti che si trova a zona Vigne, prima di arrivare in paese. Bellissimo, quindi è proprio lì che... la vostra cucina, quella antica, quella che poi tra l'altro anche tua mamma, come mi dicevi, utilizziamo queste di silicone, ok Gioia? E anche la tua mamma ha una bellissima cultura legata alla cucina. Alla cucina, anche i tuoi fratelli, se non sbaglio, vero? Un po' tutti, siamo venuti un po' dalla gavetta, come si vuol dire. Fondamentale quindi, poi per ottenere dei risultati che siano duraturi nel tempo. Esatto. Anche perché devo dire, il centro estetico va benissimo, il centro benessere, brave. È una meraviglia, brave, non ci possiamo lamentare, anzi
colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi e che continuano tempestivamente a chiamarci. Come fare a contattarvi? Tramite ho il numero fisso dell'albergo, il Grand Hotel della Ville di Villa San Giovanni, oppure il numero nostro telefonico 349-6339-192. Ok, c'è anche una pagina di Facebook. Sì, abbiamo la pagina Facebook Beauty Farm del Grand Hotel della Ville di Di Marco, quindi là noi mettiamo tutte le nostre proposte, promozioni. Quindi so che a San Valentino avete sbancato con la vostra bellissima proposta. Vi daremo ulteriori dettagli dopo i consigli per gli acquisti e attenzione, occhio ai nostri prodotti regionali, soprattutto occhio all'incantevole scenario del Borgo Santa Trada al Pilone. A dopo! Eccovi cari buon gustai, state assistendo alla preparazione di spaghetti con pecorino calabrese, rigorosamente mentuccia fresca, mentuccia essiccata aromatizzata al bergamotto e poi cosa Donatella? Gli spaghetti e le fave. Le fave. Giusto? Lo so che tu ormai questi spaghetti ce li hai proprio qui, perché il regista ti sta veramente stressando, diciamolo. Cala gli spaghetti. Non li sto calando. Cala gli spaghetti. Ma hai visto com'è? Quando deve mangiare? È una non cosa. Non vuole sentire ragione. Però guarda, aspettato te. Lui tace solo quando lo massaggio. Bellissimo! Vero? Ecco, raccontami, sì, è silenzioso. Ecco, raccontami del regista quando ce l'hai sotto le tue mani. No, vabbè, io che prima fa, lo che faccio. Fa? No, perché c'è tanta gente, sai che lui è anche un noto conduttore televisivo, quindi c'è tanta gente che vuole sapere lui com'è. Da me non è riuscita a saperlo, lui com'è dietro le quinte. Dietro le quinte, comunque rimane sempre una persona squisita, da dire questo, ecco. A priori. Ma si lascia andare. Sì, almeno io questa capacità l'ho avuta, ora non lo so. Ecco, vuol qua. Dire che qualcosa di buono sono riuscita a fare, che sì. Cosa pensi Anna? Sì, penso di sì. Penso di sì. Vero. Io ti posso proprio garantire che se sei riuscita a farla andare, a lasciarlo andare, mi sa Donatella che... Te lo consegneremo spesso con il mio team. Bene. Ha bisogno di relax perché sai, è molto impegnato, quindi... E poi lo dobbiamo trattare bene. E come no? Tutto sommato, voglio tutto dire, sommato. Se noi gli diamo la possibilità di rilassarsi, lui rende molto di più in questo contesto. Vero, assolutamente. Vero. Facciamo infatti, l'utile e il dilettevole. Anche se io l'aspetto per la pulizia del viso, sotto le mie mani, devo fare i trattamenti al viso. Ecco, gliel'hai detto? Sì. Ecco, ha preso già appuntamento? No, ma ancora... Lo stai lavorando bene? Ecco, Donatella, ce la puoi fare? Sì. O altrimenti fare cosa? No, dico a convincerlo a farsi la pulizia del viso con Francesca. Beh, se intervengo oggi io uomini, sicuramente. Ma ditemi una cosa, ecco, bontà tua allora, lo lasciamo nelle tue mani. Ditemi una cosa, ma com'è cambiato un po' la percezione anche della... Dell'uomo stesso che si cura? Sì, ma la differenza soprattutto tra l'uomo e la donna, si è invertita la tendenza o ancora no? Cioè sì, io si è invertita, perché sono più gli uomini attenti. L'uomo comunque si cura sotto alcuni aspetti, più tempo, si dedica di più del suo tempo, è diventato più fanatico, più vanitoso, sotto tutti i punti di vista, quindi. E a noi fa piacere, perché così abbiamo più gente da poter trattare. Assolutamente, noi abbiamo uomini più belli, curati e puliti e voi avete sicuramente più gente da poter... piacevolmente supplire dei nostri servizi alla beauty. Certo. Bene. Siete aperti tutti i giorni tranne il lunedì? Sì, tranne il lunedì e la domenica dalle 14 alle 20. Bene, ottimo. Quindi, per chi non è a conoscenza, questo è un modo per poter dire anche gli orari della beauty. Assolutamente sì, il Grand Hotel della Ville vi aspetta a Villa San Giovanni. Allora, quindi calando gli spaghetti chitarra Carrefour Selection, andando a far trifolare le fave con la mentuccia essiccata aromatizzata al bergamotto, alla quale aggiungerai? Un mestolo di acqua salata della pasta stesso, ecco qui, e li lasciamo riposare finché la pasta non è... Ecco, ce li dobbiamo immaginare, cremosi, questi spaghetti...
ma soprattutto succulenti, perché poi alla fine Francesca, nella sua semplicità hanno qualcosa di speciale al palato. Bene, ma si mangia anche al vostro centro benessere ogni tanto? Abbiamo il Grand Hotel della Giulia, un nome e una garanzia tutti i punti di vista. Ma quale utilizziamo? Questo? Fornello? Sì, okay, però deve essere spento. Ok, adesso allora mettiamo qua. Poi tutta la cottura. Benissimo. Che punto dicevamo, è la pasta? E ancora ci vuole un altro po'. Deve essere al dente, sì. Rigorosamente al dente. È abbastanza al dente. Ti dicevo invece, Donatella, per quanto riguarda la professione invece che tu svolgi, so che da poco tu sei anche insegnante. Sei informatissima. Io mi informo dei miei protagonisti su cosa fanno, soprattutto sempre, quando non sono qui nel mio studio. Quindi, bene, allora, grandi soddisfazioni perché collabori con Dillo Tu. Sì, con la Domi Professione per Estetiste, quindi che è una scuola all'insegna per questa professione di estetica, massaggiatori, parrucchieri. A Reggio Calabria Centro? No, si trova a Villa San Giovanni, Villa, quindi poca distanza dal Grand Hotel della Villa. Bene, e chi può partecipare a questi corsi? Ma tutti, da una fascia molto giovane. E c'è tanta gente interessata, tanti ragazzi e ragazze. Comunque poi avranno modo di inserirsi nel mondo del lavoro, comunque da tenere presente anche che ci vuole passione per fare un determinato lavoro, perché il lavoro è considerato un'arte, qualsiasi lavoro sia. Beh, soprattutto quello che investe la manualità. Esatto. Sì, ci vuole tanta empatia, credo, e far sentire a proprio agio e soprattutto a contatto con il proprio corpo, che non è facile, vero? Spesso ci sono più un fattore psicologico, tra l'altro, e dobbiamo entrare nella sfera in quella intima. Sfera intima di un soggetto che è molto differente da un'altra persona, no? È caratterizzata da caratteri diversi ed empatia diversa, quindi... Brave le nostre fanciulle, loro ci riescono, sì, poi tra l'altro con questo aroma di bergamotto. Anzi, mi fate ricordare che quasi, visto che tra tutti i prodotti del gruppo C&M, che trovate sempre sul sito internet www.prodottidelsud.it, presso i punti vendita alla degusteria di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e dentro l'aeroporto di Lamezia Terme, prestissimo nel cuore di Roma, Piazza di Spagna, ecco, ci sono non solo prodotti di gastronomia, ma anche prodotti legati alla cosmetica, quindi profumatori intanto per il corpo, Eau de Parfum, il profumo di Calabria, che è chiaramente il profumo al bergamotto, da unisex, che potete chiedere a un prezzo, ragazze, sconvolgente. Pensate che le note Marche che noi conosciamo vendono i profumi 100 ml, insomma, a prezzi veramente esosi, mettendoci dentro il bergamotto. Noi invece ce l'abbiamo puro e quindi a un prezzo chiaramente molto inferiore. E cosa fa il bergamotto quando sprigiona le sue essenze? Veniva utilizzato per defaticare gli operai nelle miniere, quindi è sicuramente un energizzante naturale, no? Fa venire il buon umore, stimola. Esatto. Stimola, fa venire questa sensazione di benessere, rilassa, come ci insegnavi tu, sì, il colore è verde. È una cromaterapia, quindi a tutti gli effetti dà questa sensazione di benessere, di ansia, di problematiche a livello anche psicologico, esatto. Bene, allora, guarda un po', non vorrei che i tuoi spaghetti si scuociano. Bene, provali. Ecco. Bene, riguardo invece a tutti gli altri nostri partner commerciali che sono sicuramente di grande livello, come i prodotti trasformati al bergamotto, il nostro tartufo di Domenico Penna, beh, quale migliore momento dell'anno? Io direi non c'è un momento migliore per gustare le specialità artigianali di Domenico Penna, che si trova in Via Nazionale a Pizzo, però è chiaro, il gelato è il pasto, direi il pasto perché è anche un piatto unico, volendo, perché a regime di dieta dimagrante, è appunto una pietanza tipica abbinata molto alla stagionalità estiva, comunque alla primavera, e quindi andate a sincerarvi personalmente oppure chiedete nei migliori ristoranti e nelle migliori gelaterie il tartufo di Domenico Penna, lui che ci mette il nome e il cognome, quindi sicuro di impiegare ingredienti di altissimo livello. E soprattutto, qualora voleste
nelle vostre ricorrenze anche prenotare il catering con appunto le specialità, le chicche, i coni, i tartufi di Domenico Penna, potete appunto contattare sul sito internet il tartufodidomenicopenna.com per poi andare, ragazzi, su un altro diciamo piatto emblematico di tutta la Calabria, ma in particolare della provincia di Reggio Calabria, che è lo stoccafisso di Stocco e Stocco. La capitale dello stoccafisso è a Cittanova, grazie a Ciccio D'Agostino, avete visto prima in pubblicità, per cui benefici sono totali. Diciamo spesso, per farvi proprio capire in modo molto banale e molto semplice, che un 100 grammi di questo stoccafisso reidratato dalle acque dello Zomaro a livello nutrizionale quasi equivale come a consumare quasi un chilo di pesce fresco, per cui scegliete, poi l'oleare a carbone con il trittico Ter Coronei Chiel Laureanum, e poi ancora i vini delle cantine Statti, e l'olio extravergine chiaramente 100% Carolea, e ancora salsa da nunna con la famosissima bottiglia che richiama naturalmente la passata di pomodoro classica, quella che anticamente veniva appunto racchiusa e imbottigliata e conservata nelle vecchie bottiglie della birra. Quindi Sapori Antichi vi aspetta anche sul sito internet con altre specialità, e poi Giordano Rappresentanze con il marchio Extra, con delle straordinarie mise en place di carta di altissima qualità. Potete vedere appunto alcune delle nostre rubriche già nelle puntate che abbiamo registrato nelle scorse settimane, poi tante ancora ne vedrete, e poi ancora con il marchio Decora, tutto per il vostro cake design, e vi ricordo che queste aziende sono made in Italy. Insieme poi anche un altro grande successo, le agendine Paper Blanks, che potete trovare nei migliori punti vendita, nelle librerie soprattutto Giunti e nelle migliori edicole. Quindi vedete a casa tua qualità nelle persone, nelle risorse umane che mi accompagnano spesso nelle puntate insieme a voi tutti i giorni, e anche nei prodotti. Quindi tutto, devo dire, è armonioso. Allora, cosa stai facendo? Non ci siamo persi nulla. Lo so. Niente, tu lo sai? Lo so. Quindi aspettiamo, prendiamo. Sì. Adesso la menta. La menta, vai tu, sì, grazie. Sei la regina. No, oh, troppo buona sei. Senti, ma ce la facciamo a fare sto salto della pasta? Certo, questo è compito tuo, eh? Sempre compito mio, mi piace, tu lo sai. Lo so, che te lo lascio a te, proprio di proposito. Tu lo sai che a me piace. Comunque una bella scelta riguardo il bergamotto, la menta, perché si sente già quell'odore dolce del bergamotto. Sì. Quella cosina che vi stuzzica anche, no? In fase di assaggio, se non sapete che cosa state, ecco, andiamo con il salto. Se non sapete che cosa state mangiando, chiaramente lì, oltre ad essere coccolati a livello proprio di gusto, siete coccolati anche a livello di stimolo sensoriale. E poi glielo diciamo a fine. Sì. A fine pranzo. Perfetto. Che meraviglia. Grazie per queste sensazioni odorose meravigliose. E invece il pecorino, quando ce lo mettiamo? Pecorino lo mettiamo adesso. Ok. Per ultimare il piatto. Di che colore lo preferisci il piatto? Bianco, giallo? Come preferisci tu? Per me è indifferente. Giallo, giallo bergamotto maturo. Ok. Perfetto. Bene, visto che domani sarete riconvocate, tieni cara, visto che domani sarete riconvocate da me e dal mio team e anche dai buongustai che ci stanno prendendo gusto, cos'è che vedremo? Ditemi soltanto nella classifica del menù di cosa si tratta. Un primo, un secondo, un antipasto. Allora, un domani abbiamo detto il risotto alle ortiche, giusto? Mm-hmm. Va bene? Va bene, ok. E poi successivamente faremo dei bocconcini di vitello al manzo all'arancia. Arancia naturalmente non trattata, Non trattata, e chissà quale aggiunta, quale chicca andremo ad inserire. Allora abbondiamo, ecco, perché sai che abbiamo un topo come regista. Il topo Gigi. Topo Gigi. Si addice pure, vedete? Ecco, come l'ho visto. Vi salto, Donna? Sì, certo. Ecco qua. Che meraviglia. Adesso li impiatti e poi la Donatella ti fa un'altra cosa. Va bene, la devo impiattare? Certo. Bene, bene. Ah, ma vi state divertendo proprio con me,
Mi fa piacere quando mi fanno mettere le mani, soprattutto quando sono in due. Allora. Bravissima, te lo stavo per dire, chissà perché. Ecco, vedi? Ma io ormai ti conosco e ti leggo nel pensiero. Chiaramente no. Le nostre porzioni. Eh beh, sono un po' abbondanti, no? E alla fine dobbiamo anche assaporare. Diciamo che facciamo il giusto, no? Così se poi i nostri commensali gradiscono ce la chiedono, altrimenti ci rimaniamo male. Ma non penso che sia questo il caso. Ecco, immagino che vorrai il verde giusto delle fave. Ci mancherebbe. È doveroso, no? Ricordandovi di togliere chiaramente l'aglio. Certo. Con quale olio andiamo a personalizzare, ragazze? Con l'olio di oliva extra. Sì, scegli Laureanum, Terra, Coroneichi. Sono tutti buoni alla fine. Hai ragione, quindi effettivamente. Mi metti in imbarazzo. E lo so che mi metto in imbarazzo. Va bene. Fare una bene. Preferenza per un'altra mi mette ecco. Nelle condizioni di non lei saper diplomatica, scegliere. È diplomatica. Bene. Va bene, vai. Scelgo io. Allora, forza. Spezziamo. Abbiamo il piatto giallo, abbiamo il nostro ottimo spaghetto chitarra che invece ha i toni del beige e quindi mettiamo il rosso di Laureanum che è questa nocellara 100%. Perfetto. E io invece faccio il mio decoro. Benissimo, fantastico. Spero sia stato di vostro gradimento. Questi sono gli spaghetti chitarra con fave fresche, saltate velocemente con uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, della menta essiccata aromatizzata al bergamotto, in aggiunta anche della mentuccia fresca e sminuzzata e poi amalgamata, mantecata con il pecorino abbastanza stagionato calabrese, poi un tocco di olio extravergine d'oliva per finire il piatto, pepe nero e una bella manciata ancora di mentuccia fresca. Ragazze, perfetto. Grazie mille. Grazie a dove, te. Dove possono venirvi a trovare? Allora ripetete per i poco attenti. Della Villa Beauty Farm. La Beauty Farm di Donatella Di Marco, del Grand Hotel della Villa, oppure andate sulla pagina di Facebook, lì troverete tutte le promozioni, ce ne sono veramente tante. Beh, ma quale promozione migliore che trovare loro due insieme alla nostra Giovanna, che salutiamo, io vi aspetto qui domani, certo. Così come aspetto voi, cari buongustai, come sempre per augurarvi tante cose buone da mangiare a tutti. Vive il bergamotto e non dimenticate di partecipare al concorso Il Re Bergamotto ti premia a casa tua. Domani.